dei famosi animali che si muovono in circolo, che ruotano su se stessi. Allora, prima è partito tutto da un gregge di pecore in Oriente, poi in realtà questa cosa hanno verificato che sta accadendo in più parti del mondo e con diverse specie animali. Sembrerebbe da poco anche un banco di orche, quindi nell'oceano, nel mare, sta facendo questo movimento. Diciamo l'ipotesi personale mia, che è così proprio pur parlé, è che si tratti dei campi di torsione del Abbassi pianeta, l'audio. quindi elettromagnetismo e così via, a cui gli animali sono più sensibili e quindi reagiscono, però questo non spiega, diciamo, le vere cause Sì, della, io ecco, l'origine. posso spiegare. E grazie. Se mi alzo, eh. Adesso questo è Jaime Maussan che sta spiegando il fenomeno nella televisione messicana. E adesso vedete il fenomeno che sta succedendo. È molto, molto. Molto, sta spiegando, dice, una cosa incredibile che sta accadendo in tutto il mondo, di questi animali che camminano in circolo inspiegabilmente in tanti posti della Terra e si lasciano addirittura anche morire. Ecco, per esempio, qui vedete, queste sono pecore che cominciano. Addirittura per questo, credo che questo sia negli Stati Uniti, per 12 giorni hanno girato fino a morire, non si fermavano mai. Questi sono degli insetti, delle formiche, credo, che addirittura sono morte, altre mucche. Vedete? E in varie parti del mondo, Cina, Stati Uniti, anche di notte, cioè non dormivano nemmeno, come impazzite. Che succede? E questi sono delle astronavi apparse a forma di circolo in varie parti del mondo, addirittura in Ucraina prima della guerra, in Russia, negli Stati Uniti, ed è come se gli animali ricopiassero questi UFO a forma di luce. Anche i pesci, guardate i pesci, cioè incredibile. Questo in Messico. Guardate i pesci che girano intorno. E allora, se mi fai vedere l'occhio del ciclone, vi spiego di che cosa si tratta. Gli extraterrestri mi hanno detto che si tratta di questo. Questo è un uragano che va a 250 km all'ora. L'ultimo che c'è stato negli Stati Uniti. L'uragano Katrina è andato a 300 km all'ora. Anche 350, quello che ha distrutto New Orleans nel 2005. Invece, questo è l'occhio del ciclone. Ecco, questo è il cerchio che facevano le pecorelle. Questo cerchio. Perché stanno annunciando un uragano che arriverà a 700 km all'ora. Aspettatevelo, dappertutto. Non mi hanno detto dove gli extraterrestri, ma può essere Venezia, Pordenone, Los Angeles. La penisola iberica, il Portogallo, Miami, Cuba, non lo so, questo succederà prima o poi. 700 km all'ora significa che devasterà tutto, non lascerà pietra su pietra. Sono 700 km, non è mai accaduto, è accaduto forse nelle ere glaciali. Quindi gli animali percepiscono che la Terra sta per preparare un uragano. Ora, siccome io sono interprete dei messaggi del cielo, uragano normalmente è questo. E gli animali vogliono avvisarci che arriva un uragano, ma l'uragano può anche essere in forma teologica un'altra cosa. L'uragano può essere una catastrofe che distrugge mezzo continente, un'eruzione di 20 vulcani tutti in una volta. Cioè l'uragano di quello che le religioni chiamano l'ira di Dio, in realtà è la difesa della terra alla minaccia che l'uomo sta facendo. Siccome mi hanno detto in messaggi che spero abbiate letto tutti, scateneremo le forze della natura per evitare la guerra nucleare, per dissuadervi. Non lo so se ci riusciranno,
Non lo so nemmeno se questi folli che continuano a minacciarsi con la bomba atomica di fronte a una catastrofe che può generare, che gli animali ci stanno avvisando. Ragazzi, gli animali sono la natura, sono Dio, eh? Quando avete sentito come impazziscono prima dei terremoti, una notte prima, i galli, i cani, gli uccelli, ecco, loro stanno facendo questo cerchio, addirittura alcuni si lasciano morire, perché stanno annunciando un uragano. E questo mi hanno detto i messaggi del cielo, ma non mi hanno approfondito, perché altrimenti se mi approfondissero, mi ha detto Adoniesis, se io ti approfondisco, tu poi avvisi tutti, io invece voglio far perire tutti, non li voglio salvare, tu li vuoi salvare, quindi non te lo dico. E ha ragione, che se me lo dice, io vado alla televisione e gli dico, al 7 dicembre accade questo, salvatevi, ravvedetevi, tutti si ravvedono per finta, perché se la fanno sotto, e quel povero Adoniesi si dice, ma go, mi hai tolto, cioè io ti rivelo un segreto, io non me lo tengo il segreto perché voglio bene alle persone, e allora lui non me lo dice, però mi dice cosa potrà succedere, e me lo dice simbolicamente, quindi io ho capito che uragano significa questo, ma uragano può essere il Big One di Los Angeles, che distrugge mezza America, o la faglia qui del Friuli, che arriva, che taglia la nostra Italia fino a, sapete, in Grecia, fino alla Turchia, non lo so. Prego anche che non accada, perché la Madonna mi ha insegnato a pregare, ma non posso evitare la giustizia di Dio, signori, mi dispiace. E non me la sento nemmeno di dire, Signore, non lo fare, ti prego. Signore, sia fatta la tua volontà. Io posso solo raccontarvi le notizie. Vi voglio ricordare che mi hanno spesso imprigionato nel passato e anche ucciso, bruciato vivo, perché non mi tappavo la bocca. E spesso anche mi hanno imprigionato perché i fratelli mi hanno tradito, perché loro non volevano che io parlassi o che provocassi. Ecco, non me ne frega niente del potere e non me ne frega niente nemmeno dei fratelli quando mi tradiscono. Io dico la verità. E più fa male la verità, più sono contento, perché significa che ho servito il mio Signore.